Allora, uno dei problemi comuni è che col sigillante, col tempo, la valvola si può otturare. In pratica il sigillante crea una specie di crippaggio della valvola e poi la rimozione dell'aria è un po' difficile. Per cui c'è un trucco, come fanno anche in Coppa del Mondo alcuni meccanici, quando si è montato la gomma e tutto finito, il liquido inserito, come passo finale, prima di inserire lo spillo, la valvola, mettere su un grasso, proprio abbondantemente. Se utilizzate un grasso molto appiccicoso, meglio è, e lo infilate, come sapete, l'attrezzino adatto, poi passate al gonfiaggio e chiudete. In questo modo, in futuro, anche se il liquido sigillante oltrepassa lo stelo della valvola e va fino allo spillo, essendoci il grasso, la colla non può otturare lo spillo e quindi anche dopo un certo periodo, anche con la colla magari secca, lo spillo è sempre libero e fa uscire l'aria. Poi questa operazione può essere ripetuta anche ogni tanto. Noi utilizziamo per esempio il nostro Magic Milk della Oco, che è a base di acqua, che rimane attivo per molti mesi. Direi se uno prepara la bici in estate o in primavera, per tutta l'estate il liquido rimane attivo e sempre senza seccarsi parzialmente o così. Quindi questo è un trucco, se vi fa piacere saperlo, è un'idea. Grazie.